Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, sono super emozionata di filmare questo video ed è stata una mia idea, un'idea che mi è venuta e mi è balenata così in testa perché volevo fare, lo sapete, ve l'avevo già annunciato, di là ci sono i gatti che come al solito, sentite gatto Denver, volevo fare questa settimana video speciali ogni giorno e mi sono detta cosa potrei fare, un altro video speciale in cui premio chi mi segue da tantissimo tempo perché volevo coinvolgervi quanto più possibile in questa settimana perché i miei 10 anni su YouTube non sono solo i miei 10 anni su YouTube ma sono i nostri 10 anni su YouTube perché siamo noi che siamo assieme da 10 anni, alcuni mi hanno scoperta dopo, ma comunque ci sono ragazzi, ragazze che mi seguono veramente da 10 anni e questo è il compleanno anche di tutti quelli che mi seguono, anche se mi seguite solo da 2 giorni. È il mio compleanno, il mio 10° compleanno su YouTube, quindi per me è il compleanno di tutti noi e volevo assolutamente coinvolgervi ancora di più dopo il giveaway che ho fatto ieri, quindi un regalo per uno di voi, se non avete ancora visto il video prima di questo che state vedendo, anzi 2 video prima, e sarà è appunto il giveaway, quindi andate e lasciate il vostro commento perché potreste ricevere a casa un regalo gigantesco. Ma tornando al video di oggi, che io mi dilungo sempre tantissimo, ho pensato, potrei contattare direttamente 4 miei follower che so che mi seguono da tantissimo perché ormai, non so se lo sapete, ma io ormai dei miei follower che mi seguono assiduamente da tantissimo tempo, io riconosco i nickname, riconosco le fotografie e quindi ho pensato di premiare 4 dei miei follower più accaniti. Ci tengo a sottolineare che di miei follower accaniti ce ne sono a migliaia, quindi io ho scelto 4 tra queste migliaia, ma so che siete tantissimi altri, vi riconosco, vedo le vostre foto, vedo i vostri nickname e mi ricordo di voi. Quando cambiate foto profilo me ne accorgo, ok? Però appunto ovviamente ho potuto scegliere 4 in questo video, ma questo non significa che non ne farò altri. Ed ho selezionato 4 dei miei follower appunto più accaniti, li ho contattati su Instagram, ma so perfettamente che mi seguono anche su YouTube, perché su Instagram c'è la possibilità di mandare messaggio privato, su YouTube purtroppo no, quindi non avevo scelta. Li ho contattati dicendo ciao, praticamente io vorrei farti un regalo perché mi segui da sempre e vorrei farti un regalo, scegli questo. Qualsiasi cosa tu voglia di Sephora, visto che il mio canale principalmente è dedicato al beauty, al make-up da sempre, così che ho iniziato ed è una tematica di video che non manca mai sul mio canale, ho voluto appunto regalare una qualsiasi cosa a scelta loro da Sephora e adesso andremo a vedere che cosa mi hanno risposto e andremo assieme da Sephora a comprare i loro regali e li spediremo assieme. In questo video vediamo che cosa mi hanno chiesto di comprare. Prevedo spese pazze oggi, non per me stavolta, ma per i miei follower. Ok, uno dei miei follower super super accaniti è lui, Domenico Mascio, e so che mi segue anche su YouTube perché mi lascia sempre dei commenti carinissimi, quindi lo ringrazio tanto perché è veramente un super super follower e gli ho scritto: ciao Domenico, non gli rispondo sempre, ovviamente a volte cerco di rispondere a tutti io, quindi magari anche un minimo lascio un cuoricino, eccetera, ma lui mi scrive sempre. So che ha comprato anche la mia candela Fairy Tail, so che mi segue anche con sua mamma, perché leggo sempre i vostri messaggi anche se non rispondo, ma li leggo. E gli ho scritto: ciao Domenico, so che sono tanti anni che mi segui e sei un follower a cui tengo molto. Proprio per questo vorrei mandarti un regalo speciale. Qualsiasi prodotto tu voglia di Sephora, sceglilo e te lo manderò a casa. Unica richiesta: nel video che sto girando dovrei far vedere questa conversazione, quindi si vedrà il tuo nickname e la tua foto. Che ne dici? Un abbraccio grande. E lui mi ha risposto subito dopo: ciao Nicole, che sorpresa meravigliosa, a maggio del 2015 mi sono trasferita in Germania e ti ho scoperta, quindi del 2015. Mi hai tenuto molta compagnia con i tuoi video e soprattutto con la solarità che trasmetti. Sono diversi anni ormai che ti seguo e sono felice di supportarti, ma soprattutto sono fiero dei traguardi che hai raggiunto. Grazie per aver pensato a me, non me lo aspettavo proprio. E poi mi ha chiesto: il prodotto può essere anche un profumo? Grazie ancora. E io: certo, qualsiasi cosa tu desideri. Grazie davvero a te, perché grazie a te e a tutti voi se posso fare quello che faccio. E lui mi ha risposto: non ho parole. E poi: io adoro il profumo Fahrenheit di Dior, sarebbe un regalo bellissimo. Quindi questo è il prodotto scelto da Domenico. Adesso andremo da Sephora a prenderlo. Gli ho risposto: perfetto, allora mandami il tuo indirizzo, eccetera. Sono davvero felice di poter ricambiare in qualche modo. E lui ovviamente poi mi ha lasciato l'indirizzo che per ovvie questioni di privacy non posso farvi vedere, ma andiamo a vedere le richieste degli altri follower. Un'altra ragazza che mi segue davvero
dagli inizi, lo so perché mi sono sempre ricordata di questo nickname, Dorianna, e mi ha, ha cambiato foto più volte ovviamente negli anni, ma so che mi segue proprio dagli inizi. Spesso leggo i suoi messaggi, non rispondo sempre come al solito, ma cioè perché non ce la faccio, ma come vi dico spesso, i vostri commenti li leggo sempre, anche se non riesco a rispondere, ma li leggo sempre, e sono super felice di fare un regalo a lei, a tutti in realtà, ma anche a lei, perché ovviamente mi segue proprio dai primissimi video e quindi mi ricordo il suo nickname, mi ricordo di lei. Ciao tesoro, vorrei premiare i miei follower più affezionati con un regalo a vostra scelta da Sephora. Ovviamente non potevo non pensare a te, visto che mi segui dagli inizi e sei sempre dolcissima. Unica richiesta, dovrei mostrare questa conversazione nel video dedicato che sto girando. Se per te va bene, mandami pure il nome del prodotto che desideri e te lo farò avere a casa. Un abbraccio forte. E lei mi ha scritto: ciao tesoro, incredibile, siano già passati 10 anni dal tuo primo video su YouTube, mi sento onorata ed emozionata nel far parte della tua family da così tanto tempo. Grazie di cuore per questa bellissima opportunità, davvero non me l'aspettavo, ma posso scegliere qualsiasi prodotto, articolo presente sul sito Sephora? Ti abbraccio forte anch'io. E io le ho detto: certo, scegli qualsiasi cosa vuoi e te la farò avere a casa, sono felice di poterti fare un regalo. E lei poi mi ha scritto: davvero? Vuoi dire che potrei scegliere anche la mitica piastra GHD Platinum Plus? Perché quella sarebbe un vero sogno. E io: assolutamente sì, tutto quello che vuoi, so che è disponibile in diversi colori, quale preferisci? E lei: wow, grazie, allora ti confermo la GHD Platinum Plus, mi sarebbe piaciuta nella versione Ink on Pink, ma sul sito pare non sia disponibile, quindi anche nera è perfetta. E poi lei mi ha scritto eccetera eccetera avanti, mi sono resa conto in questo momento, infatti le ho scritto: tesoro, rapido puoi mandarmi il tuo indirizzo per la spedizione? Perché mi sono resa conto che lei è praticamente l'unica che non mi ha dato il suo indirizzo e io mi sono dimenticata completamente di chiederlo, quindi speriamo che risponda mentre siamo da Sephora e prima di arrivare alla posta, altrimenti il suo pacco lo spedirò domani. Poi un'altra follower che mi scrive sempre lei, e si chiama Debora Abbattista. Anche lei appunto mi scrive sempre, so che mi segue su YouTube, su Instagram eccetera, e quindi ho voluto scrivere anche a lei. Ciao Debora, vorrei premiare i miei follower più affezionati, insomma sempre la stessa identica cosa. E lei mi ha risposto: ciao Nicole, sì certo, grazie, mi fa piacere aver ricevuto questo messaggio da te, non me l'aspettavo, ne sono molto felice, mi hai fatto una bellissima sorpresa, vedo di scegliere il regalo e ti faccio sapere al più presto, un bacione a te, Eric, e ai gatti. Notare che Eric l'ha scritto anche corretto, che è difficile. Poi lei mi ha scritto, adesso ovviamente per questioni di privacy sto coprendo perché c'è l'indirizzo: ciao Nicola, ho guardato il sito di Sephora e ho scelto il profumo Narciso Rodriguez, e poi mi piacerebbe tanto contraccambiare, se ti fa piacere potresti darmi magari l'indirizzo delle pose di Trieste, che ne dici? Grazie ancora, un abbraccio, buona serata. E io le ho risposto: perfetto tesoro, sarà tuo, purtroppo non ho una casella postale da darti, perdonami, sei carinissima, però ti ringrazio tanto, un abbraccio grande, mi dispiace non potermi sdebitare, peccato, mi ha risposto. Comunque appena arriva il regalo ti faccio sapere, il mio regalo più grande è parlare con te, ti voglio bene Nicola, anch'io ve ne voglio tanto. Quindi mi ha stupito davvero tanto lei, Debora, perché vuole lei stessa farmi un regalo, e questa è una cosa bellissima che davvero non mi aspettavo. Cioè mi aspettavo ovviamente che tutti sarebbero stati felici eccetera, però non mi aspettavo di ricevere una richiesta del genere, cioè non me l'aspettavo davvero, quindi ti ringrazio tanto Debora. Non ho una casella postale, ma credimi, cioè se l'avessi ti avrei dato l'indirizzo ovviamente, ma credimi che per me è già un regalo di per sé potervi fare un regalo a voi, quindi sappi che questo già per me è tanto. E poi c'è un'altra ragazza, si chiama Diletta Barrella, che mi scrive sempre, anche lei mi segue veramente dagli inizi, anche di lei riconosco ormai il nickname, ed è stata molto molto carina perché ultimamente mi scrive dei messaggi molto molto belli, molto sinceri, che io leggo sempre, anche se non riesco sempre a rispondere a tutti quanti, magari anche con un cuoricino, in realtà si mette a fuoco, ok, vedete che anche con un cuoricino magari cerco sempre di rispondere, ma lei insomma poi era molto molto felice quando è uscito il mio kit eccetera eccetera, mi ha fatto un sacco di complimenti eccetera eccetera, e quindi ho deciso di selezionare anche lei e le ho scritto: ciao tesoro, vorrei premiare i miei follower più affezionati, insomma lo sapete.
E lei: oddio, ho riletto il messaggio 1000 volte per vedere se fosse vero o stavo sognando, ma non per il regalo di Sephora, ma per aver ricevuto un messaggio da te. Comunque guarda, io non ho parole, Nicole, veramente, ti seguo da una vita e dico veramente una vita, sono ormai quasi 10 anni, grazie a te mi sono appassionata al make-up a tal punto che ad ottobre terminerò l'accademia di make-up e avrò l'esame finale. E l'ho scritto: tesoro, anch'io sono felicissima di poterti ringraziare con un regalino e sono orgogliosa di te, fammi sapere quale regalo scegli e te lo farò avere direttamente a casa. E lei mi ha scritto: non ho parole, credimi, onestamente il regalo più grande sarebbe poterti incontrare, ma purtroppo non ho mai avuto il piacere di riuscirci, spero di vederti un giorno per il regalo, oddio non saprei, quello che vuoi. Se proprio la possibilità di scegliere, direi una palette occhi, che tra tutti i prodotti make up è ciò che più amo insieme ai rossetti. E mi ha mandato la foto della palette remastered, la palette di ombretti di Huda Beauty. E ci stavo pensando, se proprio devo scegliere direi questa, ho la New Nude e la amo alla follia. Comunque io non so veramente come ringraziarti, ma mai mi sarei aspettata tutto ciò, sono rimasta senza parole, credimi. E io le ho scritto: perfetto tesoro, e questa sì, lasciami il tuo indirizzo, te la farò avere direttamente a casa. E voglio anche farvi sapere di dove sono, senza darvi l'indirizzo ovviamente, perché i nostri regali praticamente andranno un po' ovunque. Allora, Dorianna, non so il suo indirizzo ancora appunto, ma so che mi segue dalla Puglia, non mi ricordo quale città, ma so che è della Puglia. E Domenico invece mi segue dalla Germania, anche se so che è italiano ma non so esattamente di dove, però il nostro pacchetto andrà in Germania. Diletta invece è della provincia di Salerno e Deborah invece è di Ancona, quindi veramente i miei regali andranno un po' dappertutto in Europa praticamente. E niente, adesso non mi resta che andare da Sephora a comprare i regali per voi, per i miei follower. Siamo quasi arrivati, sole accecante, spero davvero di riuscire a trovare tutto qui in negozio per poter spedire direttamente io, che mi piacerebbe. E Sephora è proprio qui, eccolo. Sephora, ta-ta-ra. Ta-ta-ra. Ci siamo. Andiamo intanto alla ricerca del profumo Narciso Rodriguez for Her. Qui ci sono le fragranze femminili, quindi dovrebbe essere qui. Allora, vediamo. L'abbiamo trovato, ragazzi, eccolo qua, Narciso Rodriguez for Her, ed è disponibile in 2 grandezze, prenderemo quella più grande che penso le farà piacere. Poi per Domenico, intanto sono super contenta che abbiamo trovato il primo profumo, la prima cosa che stavo cercando l'abbiamo trovata, sono contenta. Poi invece per Domenico il profumo Fahrenheit di Dior, e qui ci sono, proprio davanti a me, ci sono le fragranze maschili, quindi dovrebbe essere qui, alla fine era lì quello di Narciso Rodriguez, per questo non lo trovavo inizialmente. E vediamo, di come Dior, dovrebbe essere qui. Allora c'è Sauvage Dior Homme Fahrenheit, mi sa che è questo. Ok, alla fine ho scoperto, con l'aiuto della commessa gentilissima che mi ha spiegato tutto, che questo è l'eau de toilette ed è un pochino meno forte rispetto all'eau de parfum, perché il profumo vero e proprio eau de parfum è solo questo, e la boccetta è da 75 ml, che è questa qua, quindi ce l'abbiamo fatta, anche questo abbiamo trovato, e vai. Ok, abbiamo trovato la palette di Huda Beauty, che è questa, bellissima scelta devo dire, meravigliosa, quindi anche questa c'è, yes. Sto facendo anche i pacchetti regalo, così avranno dei bellissimi pacchettini. No vabbè ragazzi, esperienza top da Sephora, a parte che le ragazze mi riconoscono e sono super super carine. Infatti ho spiegato loro il perché ero lì, perché sto facendo questo regalo ai miei follower eccetera, e mi hanno dato non solo campioncini ma un sacco di pochette strafighe di Dior, di cos'è? Due pochette Dior, una da uomo addirittura, perché le ho detto che un profumo era per un ragazzo che mi segue, ed è una pochette strafiga di Dior, un sacco di robe da provare, che io ovviamente regalerò a loro, e sono super contenta. Cioè guarda, poi ve le faccio vedere magari se riesco. Questo per esempio, in questo pacco bianco, e la pochette di Dior è fenomenale, bellissima,
c'è una follower. Oddio che carina, mi ha fermato questa ragazza che mi segue tipo da 10 anni e non mi aveva mai incontrato di Trieste, anche lei non mi aveva mai incontrato e quindi ha approfittato per fermarmi. È stata molto molto carina, le ho chiesto se voleva comparire nel vlog ma mi ha detto no, mi vergogno, quindi non l'ho fatta comparire nel vlog, però ti ringrazio tanto, tu sai chi sei, sei stata carinissima a fermarmi, si era emozionata e con gli occhi lucidi e la pelle d'oca, che mi fa una cosa incredibile che vi emozioniate vedendomi, è sempre una sensazione strana. Comunque, stavo dicendo, io con i miei pacchettini sto andando verso la posta centrale in questo momento e sto cercando un po' di ombra perché altrimenti non vedo un accidente. Su 4 cosine che stavamo cercando ne ho trovate solo 3, mi sono dimenticata di dirvi, perché la GHD purtroppo non la vendono nello store, né in questo né nell'altro che abbiamo a Trieste, quindi devo andare per forza ad ordinare il regalo per Dorianna. Devo ordinarlo online e glielo farò arrivare direttamente dal sito a casa sua quando mi darà l'indirizzo, perché ancora non me l'ha dato. Vado a prendere il mio numero, tutte le operazioni, ok? Voilà, 353. E siamo al 3.49, quindi non ci sarà tantissimo da aspettare. Mentre aspetto però voglio farvi vedere anche tutti i pacchetti regalo che abbiamo fatto e tutte le cosine extra. Allora, c'è questa pochette di Chloe extra, poi mi hanno dato una pochettina di Dior piccolina, l'altra invece da uomo è gigantesca, ragazzi. E poi questi sono invece i prodotti che appunto ho fatto fare il pacchetto regalo, e poi ci sono altri campioncini. Fatto, ragazzi, ho spedito tutti e 3 i pacchetti, sono super super contenta. Ho scelto la spedizione tracciabile perché voglio stare super super tranquilla e sicura che arrivi, perché non si sa mai con le poste, ahimè, purtroppo. E adesso non mi resta che, ho visto nel frattempo la ragazza Dorianna mi ha mandato il suo indirizzo, quindi adesso ho ancora un paio di cosine da fare, ma non appena torno a casa faccio l'acquisto anche per lei, la mitica piastra GHD, e glielo faccio spedire direttamente a casa. Sono davanti al computer sul sito di Sephora e posso andare a spedirle il suo regalo. GHD Platinum Plus in versione in con pink. Momentaneamente non disponibile, adesso l'ho visto, infatti mi sembrava strano si fosse sbagliata, c'è scritto momentaneamente non disponibile, quindi niente da fare, aveva ragione assolutamente lei, e quindi prenderemo la Platinum Plus nera, mi sa, anche nera è perfetta, e quindi prenderemo questa GHD Platinum Plus Styler nera. Aggiungi al carrello, ok, adesso possiamo aggiungerla. Continua lo shopping, carrello. Conferma. Adesso inserisco tutti i dati del mio account per accedere. Ok, sto inserendo un nuovo indirizzo di spedizione. Posso farvi vedere soltanto il suo nome, Dorianna. Il resto, ovviamente, per questioni di privacy, no. Però vi devo dire che ho avuto una grossa fortuna, perché vedo che per poter spedire c'è bisogno del cellulare, e fortunatamente questa ragazza mi ha lasciato il numero di cellulare, altrimenti vabbè, avrei potuto lasciare il mio, ma così sono molto più sicura che in caso di ci sia qualsiasi problema eccetera eccetera siano in grado di contattarla. Personalizza il tuo ordine, la tua confezione regalo gratuita. Allora assolutamente voglio la confezione regalo per lei. Va bene, facciamo quella classica di Sephora. Eccolo qua, le ho scritto un regalo per una follower speciale, un abbraccio forte e grazie per l'affetto per seguirmi sempre, Nicole. Continua. Ok, il tuo ordine è confermato. Ovviamente sto coprendo l'indirizzo, ma la nostra GHD Platinum più Styler Nera è stata spedita e la consegna è prevista entro 2-3 giorni. Sono super super felice di aver fatto questo video e che mi sia venuta questa idea, perché ho visto che l'avete apprezzata tantissimo e quindi vorrei farne altri in futuro, premiando i miei follower più attivi, e anche se ovviamente, ripeto, i miei follower più attivi sono tantissimi, così sono solo 4 dei miei follower più attivi, lo so che siete tantissimi, vi riconosco, però vorrei farne altri di video del genere. Spero tanto vi sia piaciuto, mia family, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video che sarà il mukbang speciale con la torta per i 10 anni di YouTube. Vi anticipo che è gigantesca. Bacio. Ciao!